qualcosa di interessante? Sto leggendo un libro importantissimo che tutti dovrebbero conoscere. Ah sì? E che libro è? È la Costituzione. La Costituzione? Sì, la Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Ah sì? E che cosa dice? Inizia così. L'Italia è una repubblica democratica. Ah sì? E che cosa significa democratica? Ma devo spiegarti proprio tutto? Va bene, allora ascolta. Ciao bambini, il mio nome è Erodoto e sono considerato il padre della democrazia. Ha origine nell'antica civiltà greca e, come ci indica il nome stesso, viene da Demos, popolo, e Kratos, il potere, ovvero il governo. Che dice che era una democrazia diretta, poiché ad Atene i cittadini discutevano tutti insieme dei problemi della città. Poi votavano mettendo dei sassolini bianchi per il sì e neri per il no in un vaso. Vincevano le decisioni che erano votate dalla maggioranza dell'assemblea del popolo. Nella democrazia di Atene tutti i cittadini maschi e adulti avevano uguali diritti, ma solo chi era nato ad Atene poteva essere cittadino. Donne, schiavi e stranieri non potevano partecipare alla vita politica. In Italia come funziona la democrazia? Anche in Italia c'è la democrazia, ma i cittadini italiani sono tanti e perciò non possono incontrarsi e decidere tutti insieme come facevano gli ateniesi. Perciò i cittadini partecipavano alla vita politica attraverso i loro rappresentanti, che scelgono ogni 5 anni con le elezioni. E possono votare tutti? In Italia tutti i cittadini italiani, maggiorenni, sia donne che uomini, possono eleggere i loro rappresentanti. È per questo che viene detta democrazia rappresentativa, perché i cittadini si fanno rappresentare da alcune persone? Esattamente, e a differenza dell'antica Grecia, in Italia c'è una divisione dei poteri. Il potere legislativo, assegnato al Parlamento italiano formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, che ha il compito di fare le leggi, il potere esecutivo, affidato al governo, costituito dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che ha il compito di applicare le leggi, il potere giudiziario, esercitato dalla magistratura, che ha il compito di far rispettare le leggi. Ora so tutto. Quasi quasi mi faccio interrogare dalla maestra.